In questo video andiamo a parlare del movimento delle braccia nella corsa, perché ahimè è uno degli errori più comuni, soprattutto dei runners principianti, ma in realtà non pensate, non è così poco comune vedere anche atleti di un certo livello fare errori significativi nell'uso delle braccia. E soprattutto ho notato che nel web c'è scritto veramente di tutto. Secondo me bisogna stare un pochettino attenti a quello che si legge, a quello che ci viene detto, perché come ho detto già tante volte su questo canale, non esiste una tecnica perfetta del running, ovvero sì, esiste una tecnica che è bella da vedere, ma ognuno di noi è efficiente nella propria maniera. Questo che cosa vuol dire? Che anche nel movimento delle braccia ci sono delle linee guida da eseguire, ci sono degli errori da evitare, ma poi ci sono delle piccole differenze tra un atleta e l'altro. Infatti mi baso su uno studio fatto da una certa Jay Granke, che è una specialista proprio del movimento del corpo, dove è andata ad analizzare migliaia di atleti professionisti ed amatori e ha proprio trovato, diciamo così, la linea guida migliore per il runner sull'utilizzo delle braccia, perché varia un pochettino, però ovviamente ci sono delle basi da seguire. E soprattutto tra i vari problemi della corsa, tra tutte le opzioni che abbiamo nella tecnica di corsa, sicuramente quella dell'uso delle braccia è quella più correggibile e anche la più veloce da migliorare. Comunque, voi mettetevi comodi che ora cerchiamo di semplificare il tutto e spiegarvelo per bene. Iniziamo partendo dalle basi. Non solo le braccia, ma quando si parla di running bisogna ricordarsi anche del busto, perché spesso ci dimentichiamo un pochettino della postura e di come dobbiamo correre. Potrebbe essere banale per alcuni di voi, però io lo dico comunque: è importante che il busto non sia verticale, ma che sia un pochettino in avanti quando corriamo. Questo perché ci permette di appoggiare nella maniera corretta il piede, nell'essere più efficaci poi nella spinta, e soprattutto poi questo, che è quasi un gesto instabile, cioè la percezione è quasi quella di cadere quando abbiamo il busto un pochettino in avanti e stiamo spingendo, ma questa forza ci porterà poi ad essere più efficienti. E da lì chiaramente poi c'è l'utilizzo delle braccia. Perché mi sono ricordato della parte del busto? Perché sto allenando, chi mi segue lo sa, Domenico Greselin, che è un atleta ibrido che sta preparando anche la maratona, oltre che sta ovviamente allenando la parte, diciamo, di muscolatura. Ecco, lui ha un grave problema nella parte del busto, nel senso che corre praticamente verticale, e questo sta portando a dei dolori muscolari, a una poca efficienza nella corsa, e stiamo cercando di correggere tutti questi aspetti. Quindi deve correggere un pochettino la postura, deve portarsi un pochettino più avanti nel corpo e poi correggere anche l'utilizzo delle braccia. Ora, per quanto riguarda l'utilizzo delle braccia, dicevo, è stato fatto uno studio, sono stati analizzati i professionisti, è ovvio che ci sono degli esempi, degli esemplari di corsa che a noi sembra perfetta, a vedersi elegante, pulita, l'uso delle braccia, l'appoggio del piede, tutto quello che c'è dietro. Ovviamente Kipchoge è sicuramente uno di questi atleti che sono proprio belli da vedere, ma vi ricordo che ci sono tanti atleti che hanno fatto anche il record del mondo, come per esempio la Paula Radcliffe, che ha una postura, un utilizzo delle braccia, un utilizzo dell'appoggio del piede, eccetera, che non è proprio la perfezione, non è da manuale, proprio perché, come dicevo e come dico spesso, ognuno di noi trova l'efficienza compensando in modi diversi. L'utilizzo delle braccia più o meno è la stessa cosa, chiaro è che ci sono però delle linee guida che sono fondamentali. La prima linea guida è rispetto alla piegatura del gomito. Ecco, si legge spesso di un numero 90 gradi, il braccio deve essere piegato a 90 gradi per avere la postura corretta. Ecco, in realtà non è proprio così, appunto dai vari studi stati fatti il braccio deve essere piegato, il gomito, tra i 70 e i 100-110 gradi, perché ognuno ha una sua efficienza.
può, diciamo, giocare in quell'ambito lì. Ovviamente è una forbice, no? Non si può tenere il braccio dritto così, totalmente non chiuso, ma c'è un'efficienza rispetto a come questo viene fatto. E importantissimo da dire, cambia chiaramente anche a secondo delle distanze che andiamo a correre, cioè uno che corre 5 km con un certo tipo di potenza non avrà un utilizzo delle braccia come quello che sta correndo il passatore 100 km e deve preservare l'energia. Questo è fondamentale da dirsi, così come è fondamentale da dire, anche se secondo me non serve, però non potete prendere lo spunto di uno sprinter che utilizza ovviamente le braccia in una maniera totalmente diversa, fa un altro sport rispetto a chi corre su strada altre distanze. Quindi abbiamo detto la chiusura del gomito tra i 70 e i 100-110 e, cosa invece importante da ricordarsi sempre, le mani devono essere più o meno all'altezza del cuore. Questo ci faciliterà anche nella posizione, dove va sto braccio, dove vanno ste mani, ecco, all'altezza più o meno del nostro cuore. Altra linea guida da ricordarsi sempre, spalle sempre rilassate. Questo è un altro errore che tra l'altro ogni tanto faccio anch'io, cioè dopo tanti chilometri si sente un po' di stress quassù perché magari ci dimentichiamo un po' del busto e soprattutto le spalle si irrigidiscono. Quindi ricordatevi di rilassare le spalle. Una cosa che faccio io spesso proprio per ricordarmi di rilassare non solo le spalle ma proprio tutte le braccia, soprattutto durante i lenti, è di fare questo gesto qua durante la corsa, che serve proprio per rilassare, ricordarmi soprattutto di rilassare i muscoli. Ultima cosa fondamentale è il movimento delle braccia, che deve essere centrale, cioè le braccia devono andare centralmente, ma attenzione, non troppo, cioè non ci deve essere questo incrocio qua, un pochettino verso il centro, non troppo, quindi con l'altezza, diciamo, delle mani quassù e un movimento verso il centro senza esagerare. Per concludere, ricordatevi che le braccia devono essere uno strumento armonico con le gambe, quindi il movimento deve seguire quello delle gambe in totale armonia, perché è proprio lì che poi si diventa tutt'uno con il gesto. Quindi se lo fate correttamente vedrete anche che vi sarà proprio più semplice correre. Ecco, queste sono un pochettino le linee guida di cui bisogna ricordarsi per utilizzare correttamente le braccia. Voi seguitele, magari testate in allenamento, cercate di trovare l'apertura migliore per voi, come dicevo prima, cercate di farlo in allenamento soprattutto per capire, e poi vedrete che anche ovviamente cambiano le cose a secondo della velocità, a secondo di quanti chilometri andate a correre. Poi con l'esperienza piano piano imparerete a gestire il tutto. Io spero che queste linee guida vi possano aiutare, fatemelo sapere qua sotto nei commenti per favore, soprattutto se avete anche altri consigli. Mettete un like a questo video se vi è piaciuto, soprattutto ricordatevi di iscrivervi al gruppo Telegram Esco a Correre Club, perché lì possiamo portare avanti la discussione. Seguitemi anche su Instagram e ricordatevi che abbiamo lanciato la Esco a Correre Academy, quindi se volete coaching personalizzati settimanali o tabelle personalizzate o nutrizione sportiva e in futuro anche tante altre cose, andate a vedere escoacorrere.academy e con questo correte e fate l'amore. Ciao belli!